Buonasera a tutti, siamo di nuovo live. Questa volta partita di Matteo Cicero contro Peter Ellingsen. Scusate ogni volta insulti con i nomi della gente. Con me in cabina commento il buon Vito. Ok, gli amici norvegesi. Perfetto, giusto. Ok, stasera la missione sarà Assault Vessel Satellite Array. Ce la spiegherà Esatto. Vito. Ce la spiegherà, ci insegnerà come si Sì? gioca questa missione. Sì, allora, la missione consta di 5 obiettivi, quindi quello in mezzo al mat, più 4 obiettivi, 2 per pilota. Lo scopo dello scenario, della missione, è di avere una o più navi a range 0-1 da ogni obiettivo. Gli obiettivi vengono assegnati al giocatore, al pilota, che ha più navi in questo range. Ricordiamo che le navi a basetta piccola valgono 1 per la conta della presa, appunto, del contest dell'obiettivo, mentre le navi a base media e grossa valgono 2. Quindi, giusto per fare un esempio, se ho una nave a basetta piccola a range 0-1 dall'obiettivo e l'avversario ha una nave a basetta media, sempre a range 0-1, l'obiettivo viene assegnato al pilota con la nave a basetta media, perché vale 2. Quindi in questo caso i nostri avversari, Peter, è invantaggiato perché gioca Dengar e Kunov, che sono una media e una grande, in questo caso qua. Esatto. Lui ha il vantaggio delle basette, perché chiaramente in caso di basetta contestata, chiaramente può far valere la dimensione della propria basetta per prendere più punti. Ok, ci chiede Pividori come sta andando l'altra partita. Allora, l'altra partita io la sto seguendo sul Discord che sta trasmettendo il buon Flipster, quindi il capitano della insomma, il giocatore più noto della Norvegia, che è anche uno dei papà di Tabletop, Ah sì, non per sapevo. quanto riguarda X-Wing, e sono adesso dovrebbero essere 6-2, se non vedo male, per il norvegese, tutti i punti presi con gli obiettivi. Quindi sono al turno 4, si sono già sparati un paio di turni, le navi sono ancora tutte sul mat, e diciamo che Marco nell'ultimo turno ha sparato su due navi senza modificatori. E queste navi hanno difeso 2 volte con 3 evade di mano, quindi hanno delle mani caldissime questi giocatori norvegesi. Bisognerebbe chiedere alle loro mamme cosa gli hanno fatto mangiare da piccoli. Come anche i messicani la scorsa settimana, quindi cioè, boh, tutti mangiano Come bene fuorché anche noi, a quanto pare. evidentemente la dieta mediterranea è ottima per il fisico, ma quando tiri i dadi non è il massimo. Vabbè, noi dobbiamo Mettiamola scegliere. così, dai. Quindi bisogna scegliere o i dadi o la salute, in poche parole, giusto? Esatto. Come sapete, questo turno è assolutamente vitale, nel senso che i Wookiees sono costretti a vincere, quindi l'unico risultato possibile e la vittoria contro la Norvegia, e anche lì poi dobbiamo fare un po' di conti, perché se noi vinciamo 3-2 e il Messico si afferma sulla Scozia per 5-0, finiremo a pari punti, ma siccome il Messico ha vinto il turno contro di noi per 3-2, passerebbe il Messico. Se Ok. vinciamo 4-1, passiamo noi come nazionale italiana. Se invece, vabbè, perdiamo, passa sicuramente la Norvegia e noi e il Messico siamo eliminati. Però mi hanno detto che per chi per se l'Italia perde va a fare un turno di buracco, giusto?
Ma se l'Italia perde, diciamo che per il momento non ci voglio pensare, okay, dai. Perfetto, va bene. Pensavo, ho capito che andasse a fare un turno di buracco, perfetto. Intanto, per cambiare un po' il discorso, intanto stanno posizionando, vi annuncio ufficialmente che il primo weekend di settembre al Nazionale Italiano sarà presente lo streaming Giochi Corsari. Ho appena prenotato l'albergo, ho il treno e tutto, e quindi saremo presenti a streamare. Questa è un'ottima notizia. Sì. Sono riuscito a organizzarmi. Intanto parliamo delle liste, perché non abbiamo parlato delle liste, abbiamo detto tutto fuorché delle liste. Allora, lo Cicero l'abbiamo già visto con Wedge, Luke, Ferrao e Dutch, l'abbiamo già visto giocare. Dall'altra parte, Peter ha tre navi piene di roba. Ma piene. Sì, Peter o Peter, sì, non, dovrebbe essere un norvegese o svedese, anche dal cognome Ellingsen, anche se a sentirlo parlare sembra più americano, okay. Però vabbè. Cioè, ha un accento inglese molto molto americano, sì. Okay. Allora, lui schiera una lista a tre navi che in questo meta è rientrata dalla 2.6, ma è abbastanza rischiosa. Uh-huh. E ha tre navi, due diciamo molto aggressive, Dengar e Fenrau. Di solito vengono giocate in maniera molto aggressiva, anche perché con Fenrau, penso che lo sappiano tutti, bisogna andare in faccia all'avversario sia per massimizzare l'attacco che per avere più dadi in difesa. Dengar è una nave che deve venire avanti, di solito abbastanza forte, perché può spararti due volte a turno se ti ha nel suo arco, quindi e vabbè, poi abbiamo la nave del Mandaloriano con Q90, non so come preferite chiamarla, la chiameremo culo Q. e anche qui molto molto carica, c'ha un IGD 88D che gli permette di prendere due calculi a turno, c'ha l'Ando che gli permette di rirollare due risultati giocando un token, quindi diciamo che sfrutta questa sinergia dei due token verdi e del reroll che ti permette di fare appunto l'Ando. E il Laser Cannon va bene per l'attacco, che come crew non mi ricordo che cosa fa. Contraband Cybernetic. When you perform attack, if you are no other ship in Fire Arc, you may change one occhio. Ah, giusto. Ti fa cambiare un occhio in attacco se non hai altre navi a range 02, penso, giusto? Sì, okay. Sì. E vabbè, poi c'ha la Cybernetics, sì. Quindi può spendere la carica per fare un'azione anche quando è stressato. E la Razor Crest non ricordo che cosa faccia. Place one. Vediamo. Mette un illicit non limitato. Ah, sì, puoi nascondere. Hai un illicit nascosto sotto la carta che puoi svelare in fase di sistema. Poi lui è bello perché quando fai una manovra avanzata puoi fare un calcolo, un barrel, anche se è stressato. E prendi, sì, esatto. È sexy come pezzo. E prendi strain. 5 di pilotaggio è anche bello, sì. Oltretutto. Iniziativa, sì. Si parte col turno. Nostra iniziativa, come lo è stato per il posizionamento dei sassi e dei token. Posizione compatta per noi, con un Luke un po' più in alto distaccato. Dall'altra parte abbiamo un Fen e un culo
attaccati in basso, e Dengar che guarda verso l'alto, verso il nulla cosmico. Parte il time. Sì, parte il tempo, parte il road. Hai già visto, Peter, come ha giocato nelle scorse partite? Hai qualche statistica alla mano? Se le ha vinte tutte? Ma se... allora, la statistica ci dice che, se non ricordo male, ma adesso controllo perché non voglio darvi informazioni fuorvianti, il giocatore Scam non ha ancora vinto una partita. Vabbè, dai. Questo. Però capisci che per i grandi numeri non vorrei che la partita che vince... Comunque io vorrei dire che Vito non smette mai il pianto, ed è giusto che sia così. Perché il pianto è importante. Vi confermo che è 0-3. Quindi... Però, come abbiamo appena detto, diciamo... ha un vantaggio tattico, perché avendo comunque queste navi grandi e medie che valgono doppio, diciamo, in un contesto di token, è interessante. Anche perché Q9, se non sbaglio, ha la ferma, giusto? Sì, ha la ferma rossa. Quindi già questo turno qua in cui si è spostato sul sasso, sul token, volendo può rimanere lì per fare due punti, oggettivamente. Sì, esatto. No, però fa un punto, eh. Fa un punto, sì, ok, sì. Sì. Cioè lo contesta, esatto, con un valore di e niente, vediamo un po', intanto sto cercando di capire se, ma come sta andando Marco, però mi sembra che l'avversario stia un po' facendo quello che vuole, nel senso che sta sparando fortissimo e Marco invece noccioline. Il buon Pivi ci manda l'emoji di un gufo, chissà cosa avrà voluto dire. E intanto il buon Peter va verso il token alto con col suo Dengar, direi. Sì, ricordiamo che appunto al primo turno l'obiettivo non conta, quindi non è possibile contestare l'obiettivo, prendere punti per l'obiettivo, esatto, il primo turno. Il conteggio degli obiettivi inizia dal secondo. Vediamo che anche Matteo stranamente tiene le navi tutte abbastanza vicine, cioè stranamente, differentemente dalle prime partite in cui si era un pochettino allargato come primo movimento, sta tenendo le navi tutte abbastanza vicine. Ma anche perché comunque ha una discreta potenza di fuoco e lui è sotto di noi. Sì, penso che voglia, che la sua idea sia quella di andare a focalizzare, a fare focus di fuoco su una nave alla volta. Anche perché comunque se gli togliesse una, comunque lui al massimo deve fare due punti a turno, al massimo, se andasse bene. E noi avremo quattro pezzi che possono dividersi. O comunque, anche se ne muore uno, siamo sempre sopra di un pezzo, oggettivamente parlando. E togliamo un po' di forza insieme. C'è da dire che se il pilota norvegese sta veramente andando con Dengar a prendere l'obiettivo in alto, mi sembrerebbe una tattica non tanto accorta. Cioè, nel senso, Dengar... è una nave che spara forte, quindi mi aspetterei che vada a ingaggiare, però vediamo, perché chiaramente con gli obiettivi puoi anche avere una strategia più attendista e appunto cercare di assicurarti magari ai primi turni più punti di obiettivo per salire e poi andare a sparare. Sì, c'è da dire che ok, adesso c'è
iniziativa ancora per Peter, anche se chiaramente aggiungerei anche che se comunque Dengar entrasse dopo in un contesto di potenziale fuoco, o meglio potenziale aggressività di Peter, appena ammorbidisci qualche nave Dengar le falcidia, se toglie un po' di scudi gliele porta via una turno, oggettivamente, cioè ha una buona potenza di fuoco sia iniziale che è verso la chiusura, oggettivamente parlando. Poi no, ma infatti è da capire cosa vuole fare, cioè se vuole far girare Dengar e farlo entrare dopo, e intanto si assicura un punto o due nei prossimi turni, perché io vedo comunque la lista di Matteo che viene avanti dritto per dritto, si mette lì in mezzo e chiunque gli passi davanti inizia a sparare. Anche perché comunque facendo così due punti li porta a casa, Matteo. Perché comunque il wedge che è in basso farà comunque un punto, Luke lì fa comunque un punto, quindi oggettivamente porta due punti a casa in qualunque scelta possibile. A differenza di Peter, che comunque non è messo ottimalmente, forse se fa con Dengar qualche movimento in più può riuscire, ma non credo ci arrivi. Può solo fare punti con Q9 se rimanesse fermo. Esatto, sì. Sì, se rimanesse fermo, se facesse una 1 dritta. Mi sembra che ce l'abbia. Mentre con Fenrau è rimasto indietro, evidentemente vuole vedere prima le navi avversarie come si muovono. Q9 fa morbida per portarsi bene a guardare il centrocampo, fa doppio calcolo, vabbè, quello era abbastanza calcolabile, scusatemi il gioco di parole. E quindi comunque si mette in posizione tale per cui possa prendere e possa dare fuoco. E potenzialmente il prossimo turno può fare una 0. Oltretutto la 0, se non sbaglio, gli dà la possibilità di fare calcolo o barre, giusto? Perché è una mossa difficile, come deve essere, un advanced maneuver. No, non ne sono sicuro. Dici? Perché non ne sono sicuro. So per certo che sono tipo le coie, vi dicendo. La 0, vediamo. No, non penso sia una manovra avanzata. Allora è meno forte di quanto credessi. Intanto target di Luke su Q9. Fenn si porta tutto sulla sinistra con boost, molto cauto, perché sappiamo tutti che Fenn è molto forte, ma ha comunque quattro scafi, non ha scudi. Per quanto possa aver sopracaricato elusivo, è comunque un pezzo che può andare giù facilmente. E Dengar si porta vicino al token alto. Oltretutto ricordiamo che Dengar ha le manovre un po' particolari, nel senso che le sinistre sono bianche, le destre sono rosse, o meglio le secche destre sono rosse, secche sinistre sono bianche, e ha la morbida per tornare indietro a sinistra, a differenza che nella destra non l'ha. Quindi si mette, è messo in modo ottimale per poter girare bene, anche perché una 2 secca per il prossimo turno gli verrebbe molto comoda per entrare, mettersi bene in fuoco e nel contempo fare punto. Vediamo un po' cosa succede qua. Target di Dash su Q9. Parte un target che lo regala anche da parte di Wedge. Quindi Q9 è l'amico di ogni bambino. Tutti lo vogliono giocare con lui, tra i quali Dash. Sì, Wedge. Tutti vogliono giocare con lui, ma putandogli addosso fuoco a chili. Desco dice che sono 15-4 e lui ha chiuso adesso. Per il norvegese. Perfetto. Chiuso adesso 15-4 per il norvegese, quindi siamo 0-2. Per noi e 2-0 per la Norvegia. Quindi il nostro Matteo deve tenere banco. Direi di sì.
quindi un'altra in saccoccia. Dutch, it's Dutch time. No, invece no. Il buon Fenn non vede nessuno, è ciecato. Dengar, direi, anche lui va a sparare piccioni, quindi come predetto Dutch parte con i primi dadi su Q9, in cui, su cui ha target. Tre dadi che tirano e fanno doppio colpito occhio. Rerolla o cambia per occhio? Si spende l'occhio e fa tre colpiti. Q9 tira e fa due blank. Spende il calcolo per rirollare grazie al buon sì. Lando, e ne prende solo due. Ricordiamo che in questa missione, come tutte le altre esclusa una, le... non ne prende tre? What the fuck? Ok. Le navi fanno punti solo se vengono rotte. Q9 vale 6 punti, quella che vale di meno, perché dall'altra parte Dengar e Ferrao valgono sempre 7. Le due. Sì, c'è da dire che in questo turno non ha l'imbarazzo della scelta, perché ha un obiettivo solo. Sì. Cattivo Wedge che gli fa due colpiti, un occhio e un critico, con anzi doppio critico perché usa il missile, triplo critico. Grazie a quadruplo critico, grazie a a Ferrao. Quattro crit in faccia modificando l'impossibile di Wedge su Q9, il quale sbianca di nuovo, spende calcolo per rollare e ci portiamo a casa ben 4 crit in faccia a Q9, il quale si piglia in primis. Ok, full breach, quindi gli dà un al breach, panic pilot, blinded pilot. Stanno un attimo calcolandosi le cose. Blue stabilizer, blue stabilizer, landed pilot. Full bridge. Ok. L'altro è quello dei critici. Ok. Degli stress. Perfetto. Quindi è doppio stressato e ha ancora un punto vita. Direi 3-2-5, sì. Però risponde, dice, ma avete picchiato fino adesso, ora vorrei fare qualcosa anch'io. Tre dadi tirati di mano con un colpito, un occhio, perfetta media. Evadiamo bellamente. Ma passa un danno? No, perché... Scusami, mi son scollegato per un attimo, perché no, ho fatto niente, casino tra... Non subiamo nulla. Non subiamo nulla. Ok, mentre lui ha ancora 5 scafi? Una vita, Kleiner. Ha una? Sì. Abbiamo ok. Pochillato. E sopra blinded, full breach e loose stabilizer. Sì, sì, non è messo benissimo. Diciamo che ha visto momenti migliori nella sua vita. E tocca ancora a Luca, il buon Luca. Tocca ancora a Luca, che secondo me potrebbe... Sì, gli spara anche il suo missilino, che schifo non gli fa. 4 blank, fantastico. Reroll del target e due colpiti. O meglio, un crit e un colpito grazie al missile. Quindi due dentro. Q9 tira per difendere, sbianca fortissimo, ci saluta Q9, primi 7 punti, 6 punti per noi da uccisione. Sì, direi che è stato un alpha strike perfetto. Sì. Perché fare punti con le missioni quando puoi spaccare le navi avversarie? Si disse lo cicero in testa. Ti dirò di più, come punti missione sono 2-2. Non so se Dengar ci arriva a fare punto missione, sai. Ah, dici? Secondo me non c'è entro uno. Un punto lo facciamo, due punti li facciamo sicuri noi. Non c'è, infatti.
Loro ne fanno solo uno. Quindi 8 per Matteo e 1 per Peter. Direi che partiamo discretamente. Non mi sbilancio. Adesso dovrà gestire un attimo lo Cicero. L'aggressione si può definire tale che può venire da Fen e da Dengar. Dengar dall'alto, Fen potenzialmente dal basso. Anche se non hai messo benissimo, perché quel sasso lì che può dargli un po' di fastidio per un potenziale aggressione. Oltretutto ha uno stress, se non sbaglio. Sì, perché ho catenato l'azione. Sì, allora adesso secondo me Matteo potrebbe scegliere un lato e andare a sparare con tutta la flotta su una delle due navi. La domanda è a chi do il culo? A Dengar o a Ferrara? Esatto, sì. Questa è una scelta. Anche perché ricordiamo che ambedue valgono 7 punti. Sì. Tatticamente, cioè comodamente, diciamo che Ferrao e Dengar è più comodo perché è messo bene, puoi sparargli meglio, dicendo. Ferrao dipende un attimo come si vorrà muovere, perché c'è quel sasso lì e lui è stressato. Metto in grafica i movimenti. Ferrao per destressarsi, sì, usa tutte le due, morbida dritta e secca, e la 3 dritta. Quindi diciamo che può fare una 2 secca in alto, può andare dritto 3 per fare poi un boost, concatenarlo con occhio, chi lo sa. Dengar invece, come visto precedentemente, ha tutte a sinistra è libero, quindi ha la 2 e la 1 secca, dalla 1 alla 3 morbida blu, tanto non ha problemi perché non è stressato oggettivamente. Quindi deve un attimo decidere lo Cicero cosa preferisce e cosa pensa che l'avversario farà soprattutto. Scusami, continua. Sì, ti ho formato. Tra l'altro, no, hai detto bene, ma Mattia, c'è un target lock sul mat, non riesco a capire se è rimasto da prima, perché era il target da prima. Di Wedge su Q9. Ok, quindi Fen non ha target lock addosso. Ok, e qui è una scelta, io non dividerei lo sciame, sceglierei un lato e mi impegnerei su quel lato. Desco in chat dice: boh, io non lascerei Fen libero di flancare, mi sa. Poi Dengar sarebbe bersaglio più facile. Tanto Dengar lo blocchi con il poddino. Ci sta, a senso. Forse Dengar è troppo lontano per Wedge, dice Marasca. E Pividò, Rimo tutti su Fen, Dengar l'ha mandato a funghi. Quindi la scelta della community è: picchia Fen, dai, è forte. Esatto. Anche questa. Sì, la Dengar a funghi è vero, era quello che ho detto all'inizio. È una scelta tattica abbastanza strana. Non andare a cercare l'ingaggio subito con Dengar, anche perché comunque magari avresti spezzato il fuoco tra lui e Q9, invece. Non hai lasciato scelta neanche al tuo avversario. Aveva 4 navi lì e con 4 navi ti ha sparato a raffica sull'unico bersaglio. Sì, la scelta qui adesso è stressato Fen, quindi la scelta che dice Desco di fare uno secca non è ottimale perché è stressato, quindi massimo farebbe una 2 secca volendo. Salutiamo Maiocchi. Una 7 bianca, sì, alle 2. Vi rimetto un attimo in grafica, tanto per chi fosse meno avvezzo all'uso della nave. A tutte le 2 le stressanti più la 3 dritta. Sì, però la 2 stretta secondo me è un rischio. È un rischio. Vai. No, dicevo la due stretta verso destra è un po' un rischio, perché ti metti dietro la roccia, è vero, ma poi hai quattro navi che ti sparano. Sembra che non so che lo Cicero preferisca Dengar, perché Dutch va in direzione sasso verso Dengar.
Ah sì. Ricordiamo che comunque ambe due navi sia Dengar che Fenn valgono 7 punti. Quindi la scelta può essere più tattica per altre visioni più che per i punti in sé. Sì, a meno che non vada con due navi su Dengar e con due navi su Fenn. Può quello, sì, invece no. No. E intanto comunque portiamo a casa un punto grazie al nostro Fenn, che è vicino al token, ma anche Dacio comunque va a contestarlo, quindi Dacio fa target su Dengar, vediamo a chi lo regala a Wedge, che anch'esso va a prenderlo su Dengar, in più lo prende anche su Fenn per il futuro, con quello che costa i target al giorno d'oggi. Salutiamo Emanuele Pesce, salutiamo Eric, salutiamo Hello Eric Tobitz. Tobit, compliments for your match. We are now 2 Norway 2 Italy 0. So this means we need to win all the remaining matches and wait for the results from Mexico and Scotland. Wow. What a thriller. Ferrau va dritto con una 3 dritta e busta target occhio. Mi chiedo perché, ma lo fa. Vediamo un attimo se vuole fare la catenata. Comunque prende punti in questo caso qua. Lo Cicero non ha fatto per così male oggettivamente, perché in questo momento non dovrebbe avere fuoco, forse su Fenn, ma non ne sono così certo. E probabilmente no, eh. No, secondo me non arriva neanche su Fenn. No, forse sì, forse vede l'angolino della basetta. Tanto Pividore dice ci sta, perché su Dengar sgancia i missili più facilmente. Dengar proprio in bocca a Luca. Scusate, direi Dutch su Dengar. Dutch sì, che tira just one crit, ma può rirollare grazie al target preso precedentemente e fa doppio crit colpito. Complimenti al buon Cicero. Difende Dengar, tira i dadi 2 e fa occhio blank. Direi che prende tutto e porta a casa. Decide se spendere il suo occhio o meno, se tenersene in attacco oppure per una prossima difesa. Ricordiamo sempre che comunque ha Dengar su di sé ha Notorious, che poi triggera due volte per le due cariche. Decisione importante, ma direi che va a spendere il suo occhietto per difendere meglio. Passano due critici, quindi perde due scudi. Primi due danni su Dengar, tre scudi, perché tre? Spendo pure l'occhio. Parte Wedge, che gli toglie ovviamente un dadino e gli spara un missilino, un torpedino per l'esattezza. Quattro tatoni, target sul blank. Torna sempre blank, peccato. Crit grazie a Ferrau che usa il suo Tristan Vren. L'avversario difende solo uno, fa blank, quindi prende tre crit, toglie e si piglia tre. Uno scudo e tre e due hit dentro. Due crit dentro. Ah, aveva già tolto? Damage engine, doppio danno. E Disable Power Regulator. Quindi rimane a due punti vita il nostro Dengar nazionale. Due punti vita che sono un po' pochini per il pezzo che difende due.
Poi prendono ione dopo aver sparato e le secche sono più difficili da eseguire. Spende l'energia Dengar. Prende uno ione, prende un. Dopo il fuoco sì, prendono ione. Ma non il deplete. Dico per il critico, per un disable power regulator. Ah, ok. Ah, scusami, non capivo a chi ti Da, riferissi. dallo strain su Wedge e gli spara grazie alla sua Dallo abilità. strain a wedge, sì, esatto. Hit crit, no. Crit occhio blank, rilancia il blank, just one crit. Wedge difende con uno e Wedge è forte. Wedge è un sacco forte. Schiva l'attacco. Solo come Wedge sa fare. Togliendosi lo strain. Ha grido Canish un Fes, difende l'attacco. Ferrau sul podino che dice io ci provo e faccio due colpiti, perché no? Con quello che ho Beh, sto al turno d'oggi. così. E Dengar dice bello, ne prendo solo uno. Facciamo che rimanga un punto vita. Tanto per lasciare un po' di pathos, Porthos e D'Artagnan. Dengar risponde con l'attacco normale. Sta scegliendo il suo. No, sta prendendo un sacco di dadi. 4 dadoni. Sì, secchiata di dadi, ci sta, range 1. 3 dentro. Uno diventa critico grazie a Grido. Scusa, oggi è Ci sta, ci sta, è così. venerdì sera. Oggi va così, dopo una settimana difficile, oggi va così. Vediamo se Luke difende da par suo. Spende No, forza, però. spende forza, ne prende due. Due dentro su Luca. Ah, mi dicono che perde lo scudo grazie al plasma. Grazie ragazzi per essere Sì, sempre operativi. il primo, sì, perché erano i plasma torpedoes, quindi uno scudo te lo leva in automatico. Sì, non avevo letto che era un plasma, chiedo perdono. Mia mancanza. Quindi, punti! No, aspetta. Fuoco! Ma no, manca ancora Luca. Luke. Luca che gliene piazza 4. 4 dadoni. Fatti Ma mi sa che. i fatti tuoi. Due colpiti, non dire Mi niente. sa che 3 questo. colpiti. Che a questo giro c'è un grosso rischio Lui difende che ci. 2. Ha Lui una difende vita. 2, tu mi insegni che la matematica. Non è un pignone. Non è un pignone, ma il pignone arriva per Dengar. Quindi Dengar ci saluta e perde il punto del turno. Sì. E noi ne facciamo uno grazie a tutta quella marmaglia. Non so se Luca c'è range 1. Sì, c'è, 2 punti per noi. E C'è Range 1. uno per loro grazie a Fe. Quindi siamo 17 per noi e 2 punti per loro. Con in campo noi tutto pulito. Ah no, Luca ha perso 2 scudi, poverino. Ed è un po' arrabbiato per questo. E Ferrau invece è full. Però gli Sì, basta uno scudo. c'è da dire che i dadi ci hanno favorito in questa partita, nel senso che, vabbè, a parte la strategia cervellotica di mandare Dengar lì e poi farsi trovare in mutande da quattro navi incazzatissime, non è stato il massimo. L'analisi di partita di Desco è questa. Desco analizza la partita dicendo: beh, scambiare 2 navi per 2 scudi non è un brutto scambio. No, 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 in effetti stavo per dirti io, ha fatto due Alpha Strike per due scudi. Mi pare adeguato. E vediamo adesso che cosa succede con Fen, perché adesso anche per il punteggio che si è sviluppato in questi quattro turni. Matteo può anche
aprire le navi, andare a prendersi gli obiettivi e giocare senza sparare. Anche perché ci saranno tre punti abbiamo fatto. Appunto, esatto. Appunto il punto. può fare punto con un wedge, con una 3 secca, un boost, anzi una 2 secca boost, con Luke andando dritto e con Fenn girando un pochettino, ha fatto tre punti, senza neanche sparare. Ma ti dirò, con Luke può anche fare una coio. Coia, giusto, coia, così almeno anche nel caso, ha fatto due punti solo con Wedge e Luke. L'unica cosa che poi penso che Fenn sarà un po' incazzato e quindi punterà a rompergli qualcosa. Quindi forse Dutch e Fenn dovrebbero essere accanto all'obiettivo in modo da, anche se ne muore uno dei due, comunque fai punto. In teoria potrebbe essere in saccoccia. E mal che vada, comunque, hai comunque due navi che sono già su obiettivo e il prossimo turno basta un punto, hai fatto. Quindi esatto. Lo Cicero gioca per i punti, per favore, o i punti alla vita. Terzo turno, 17 punti per l'Italia, o meglio per il buon Lo Cicero, e 2 punti per Peter. Ricordiamo che la Norvegia, sì, sono 2-0 sulle partite giocate finora. La prossima è di Ben, domenica alle 21. Non so, Desco, non ho ancora saputo niente di Desco, se me lo sono perso. Desco sembra che giochi anche lui domenica, ma non si sa bene quando. La partita fantasma. Desco giocherà dopo partita... Ben a mezzanotte, alle 23.59, apposta per essere ancora nella settimana. Sì, sì, potrebbe essere. Perché ricordiamo che l'anno scorso il nostro capitano ha sempre giocato potenzialmente per ultimo, in modo da gestire le partite al meglio, se non ricordo male. Sì, forse quasi. Che l'ha giocata al Benna per ultima l'anno scorso. Sì, quella che ha giocato il Benna per ultimo, tra l'altro l'aveva vinta. Sì. Forse proprio contro la Norvegia. Non ricordo, sinceramente. Iniziativa nostra. Quarto turno. Io gioco dopo Benna, quindi appena finisce lui le 22.30. Ci sta. Perfetto. Quindi riesco, vi faccio un filotto. Dove e tu sai benissimo che se tu fai un filotto, io faccio il filotto con te. Fai un fil 16, perché siamo in due. Esatto, un fil 16. Scusate. Purtroppo i commenti del venerdì sera hanno questo sapore, non so, tra la commedia dell'assurdo e la droga negli anni 70, quindi attenzione, perché il buon Matteo ti caga giù uno sloop. Avevo giocato prima solo con la Polonia dopo che eravamo iniziato 0-1 e le due successive erano due rossissime, per evitare di andare 0-3, dice Desco. Eh sì. Quindi non ha puntato al punto con Wedge, ma ha puntato a poter fare un fuoco potenziale. Sì, sì, secondo me ha puntato a sparare. Sì. Tra l'altro non è a range 1, quindi mi sa che non gli trigger il Concordia Face-Off e tutti i trucchetti, no, di Fenn. Fa un bar all'estresso occhio, che fa sempre piacere. Ma che bello il Fenn sul poddino. Fenn su Fenn. Come nei migliori porno con i multiversi. Un colpito, un evade, ci sta. Un evade. Onesto. Fuoco di Fenn su Fenn, direi. Di nuovo. Sì.
quindi 3 contro 2. Dai, de tacco, dai, de punta. 3 dadi per il buon Fen Scam norvegese, quindi 2 colpiti e un occhio. Spenderà l'occhio? Non lo spende. Dall'altra parte difendiamo con un dadino che fa le vede, via lo scudo. Nudo Fen Spodino. Parte il buon Luca attraverso Sasso, Ugcred, il quale non ha target perché c'è solo Wedge e Daccio. Attacca. E 2 colpiti un occhio, spende forza ovviamente, porta 3 dadi dentro. Vediamo Fen con 5 dadoni cosa può fare in difesa, avendo anche un occhio da sé. 5 dadoni, spende occhietto e fa 3 evasioni. Carichiamo. Si calcolano i punti, un punto per Fen, un punto per noi. Siamo 18 per noi e 3 punti per loro. 19. Noi abbiamo fatto due Ah, punti anche lì, e loro giusto. zero, Perché perché contestiamo, giusto, è vero. l'obiettivo di centro è contestato tra i due fan. Chiedo perdono. Quindi 19-2. Quindi basta un punto e la parte è nostra. 39 minuti alla fine, quarto turno, andremo verso il quinto. O Fen fa 2 attacchi, che non può fare. O comunque la partita è finita a nostro vantaggio. Bisogna solo capire se Fen si porta a casa altri punti, sia per obiettivo e sia per qualche naverottina. Alpha Strike molto funzionale, direi, per noi. E Alpha Strike due volte in questa partita, perché il buon Matteo ha veramente massimizzato il terzo e il quarto turno, tirando giù 12 punti di nave. Ha fatto quegli Alpha Strike un po' al gusto di 1.0. Cioè, sì, bravo, gli ha lanciato anche l'harpoon. Anche l'Harpoon aveva un po' quel retrogusto 1.0, un po' vintage. Sì. No, comunque se mi posso permettere la strategia di non andare all'ingaggio subito con Dengar si è rivelata deleteria, Sì. perché ha lasciato veramente un solo obiettivo possibile a Matteo, che ha massimizzato gli attacchi e l'ha tirato giù. Pivi, l'obiettivo centrale è di Fen, di ambedue i Fen, quindi è 0. No, ma perché dice che Fen non può contestare contro Fen. Ma Marco, guarda che hanno fatto pure dei film, Kramer contro Kramer, Fen contro Fen. Non è così scontato. Rau contro Rau contro Rau. Vediamo Iniziativa avversaria. iniziativa al norvegese, che No, è nostra. Ah, direi no, perché è l'occhio, nostro. scusami, conto, l'occhio No, non è più. no, È nostra, è nostra. noi come Wookiees muoviamo prima, perché abbiamo un PS4. Destressa Luca. Luca destressa, si avvicina. Tanto Desco ci dice, aspetta, testuali parole, ma che non lo togliamo sto Ferrau quindi? E lo Cicero, pur non sentendo, non leggendo il commento, comunque agli ordini capitano, gli butto un look in bocca. Ha grido torompo sto Fen, toguto sto Fen. Ma io penso che lui gli mandi contro anche Wedge. Sì, no, tutti, penso che li mandi contro anche la famiglia, tipo. Prendiamo se quello che è nostro. Allora, se devi fare le battute in napoletano, le fai in No, l'ho napoletano. fatto, ho cambiato l'accento apposta. Ah, Volevo ok. vedere se tu fossi attento, sinceramente. No, è Ci che rebelliamo a chi le conosce. bravo, perché il mio napoletano è veramente orribile. Ah, ok.
Sì, anche il mio, Ma è meglio però del mio. avendo comunque origini terrone, riesco a copiarlo un pochettino meglio, a clonarlo un pochettino meglio. E attenzione, Bello. perché Luke fa anche un barrel roll Per far passare il nostro fan. per far passare Fenn, giustamente gli dà spazio, sono amici. Perché il nostro Luke è un signore. Sì, e Coordina. parte un coordinate con Locke sul Fenn Scum. Sto fan non sarà contento. Fan. Vediamo, ecco Wedge si destressa. Secondo me farà un bar, ecco appunto un bel barrel roll. Si mette lì e dice: Fen, vieni avanti. Boom, tre dritta, destress. 3D, 3 dritta, destress, e nella posizione di Fen Rau per sparare su Luke. Ma è anche in arco di tre Tutti. navi, quindi a meno che non sciolga Luke, gli spareranno addosso tre navi. Sì, anche perché adesso penso 4, perché credo che Dutch vada forte Ma lungo aggressivo. Dutch arriva secondo te? Ma se fa una Ha già tripla. mosso Dutch? Ivy era già mossa. Scusate, mi Eh chiedo perché. sì. Non so se lo vedi a range Tanto 3, comunque può anche essere. Dutch fa il punto per la vittoria, quindi va bene. Sì, Dutch è lì col suo obiettivo, l'ha già messo in saccoccia, ha pagato Ma domanda. alla cassa. I punti, quindi il MOV, incidono in qualche modo in un contesto di turno, per questo. No, no. Mamma mia, che cosa ha fatto! Un boost avanti che ci sta per un pelo di Wookiee. Scusate, adesso non voglio farvi vomitare. No, invece non ci sta. Tot indietro. Mamma non voleva. Cosa è Sì, successo? anche perché, vabbè, faceva il boost per non farsi sparare da Wedge, giusto? Sì. Invece no, non ci stava tutto qua. Dadoni. Quattro contro quattro, in quanto Fenn è a range 1, quindi può usare il Concordia Face-Off per Mamma aggiungere mia, un che dado di difesa. E cartella! 4 dentro di Luca. diciamo che le mani di Locke. E Beh, 4. attenzione, Vabbè, dai. attenzione, perché È giusto, è cioè, giusto. guarda che attacco spaventoso. 4, 4 hit, 4, 4 È evade. giusto. Paura. Ultimo missilozzo che aveva sopra Wedge. No, l'ho usato tutto. Ho detto una cazzata. Ho detto niente, scusate, mi ho sbagliato. 2 hit e un reroll, il quale dal target, quindi fa solo 2 hit. Fenni 2-2 evade, e questo ci crede. Fenn Fenn ci crede. fa onore al suo nome e continua a difendere come se non ci fosse un domani, e in effetti non ci sarà un domani. Il nostro Fenn fa un colpito e un critico da dietro. Il suo roll a 4. Può trasformare un blank. No, un risultato in evade. Ah no, perché non è in faccia, non può farlo. No, Spende occhio. quindi spende occhio, ne para due. Anche se poteva non spenderlo, oggettivamente. Io non l'avrei speso. Eh no, perché nessun altro ti spara. Se Io vuoi. non l'avrei speso e avrei cercato di togliere dal mat Luke. Ok.
Ok, sto cercando di capire cose adesso. Advanced Proton Torpedoes. Perché sì, Quindi 5 su Luca. su Luca. Stanno discutendo, vediamo le manine muoversi come. Quello di Lucicero si muove più di quella di Peter, si vede che è italiano. Gesticola anche su TS. Marasca, analisi perfetta dicendo tanto Sì, infatti. tanto in attacco non lo può usare il focus per l'altro Sì, Fen. perché c'è Fen, sì. Meno male che Marasca c'è. Qui c'è una famosissima canzone. Quindi ne passa uno, mi viene da dire, giusto? Un Passa danno. che sì, passa che Luca si prende un danno. 2 punti per noi e 1 punto per loro. Vinciamo 21 a 3. Tanta cattiveria da parte nostra, tanta aggressività dopo 45 minuti di partita. Quindi siamo 2-1 per la Norvegia o 1-2 per noi, non so come volete dirla. Si giocherà la nostra vittoria o disfatta domenica. In primis ci sarà Benna. Che adesso non ricordo contro chi gioca il nome, adesso dirò berlinate. Beh, comunque abbiamo Ben alle 21 e abbiamo il nostro capitano alle 22:30, subito dopo il Benna. Ringrazio il buon Vito sempre con noi. Grazie a te. Quindi domenica sera saremo live io e Vito a tifare Cosenza. Perché no? Quindi ci vediamo tutti domenica sera alle 21 per farci filotto intero delle 2 partite di Benna e il nostro capitano De Scortigli. Buon proseguimento a tutti, buona serata e buon weekend. Ciao 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 a ragazzi. tutti. Ciao.